Quest'anno per la prima volta Gradara si è trovata, gli elettori di Gradara si sono trovati di fronte a una sola lista, non so, nel passato prossimo, insomma, non c'è stata nessuna esperienza di questo tipo, mi immagino anche negli anni passati. E una prima volta non è bello, non è una cosa positiva sia dal punto di vista di chi si candida, cioè dalla nostra lista, perché avere comunque un avversario serve per mantenere alta l'attenzione, per avere anche un punto di vista alternativo rispetto al proprio e dal punto di vista anche democratico e della partecipazione della comunità. Purtroppo nessun'altra lista si è presentata, quindi siamo trovati da soli a correre per questa tornata elettorale. Il timore qual era? Il timore era quello di non riuscire a raggiungere un quorum che è stato fissato al 40%, mentre precedentemente era al 50%, ma con un DPCM di questo inverno è stato abbassato, causa chiaramente pandemia e Covid, al 40%. E siamo arrivati a un 50%, quindi una percentuale più che soddisfacente. Il numero complessivo di elettori sono 1.750 che ci hanno dato il sostegno e la fiducia è comunque superiore a quello di 5 anni fa, del 2016, quindi comunque un dato anche questo positivo. E in ogni caso ci troviamo di fronte a una percentuale comunque dal punto di vista a termini assoluti bassa, che purtroppo è in linea con un andamento nazionale. Abbiamo visto anche nelle altre città, anche nelle città grandi come Torino, ad esempio, davvero una scarsa partecipazione a queste elezioni. Quello che possiamo fare noi è quello di cercare di mettere in pratica tutte quelle attività, quelle azioni che cercheranno di ricollegare la parte, diciamo, che non si è presentata al voto perché non l'ha ritenuto importante, comunque o per i vari motivi. Un altro progetto importante che vedrà a compimento questo secondo mandato è la scuola media nuova. Gradara ha un edificio scolastico di primaria di secondo grado che è datato, quindi abbiamo avviato da un anno e mezzo la realizzazione di un progetto della nuova scuola media che attualmente è alla fase esecutiva, quindi siamo vicini, insomma, ad avere un progetto definitivo in mano. Nei prossimi mesi verrà dato l'avvio alla gara d'appalto e quindi verosimilmente nei primi mesi del 2022 cominceranno anche i lavori. E la nuova scuola media è un progetto realizzato dall'architetto Michele Bonini ed è un edificio ENSEB, quindi sono quegli edifici che garantiscono la massima efficienza termica ed energetica. Quindi è un edificio ad emissioni zero, costruito con le moderne tecniche di costruzione in bioedilizia e garantirà spazi adeguati, fruibili e con tutte le nuove tecnologie che meritano adesso i nostri ragazzi per una scuola, diciamo, che è cambiata in questi anni e che ha bisogno di spazi anche che sono cresciuti con lei. Non solo il progetto Nuova Scuola per Gradara, con il comune che continua a puntare forte sul turismo e alla sinergia con Pesaro e Gabicce Mare. Diciamo che finalmente si sta capendo, insomma, un po' da tutte le parti che non è più possibile fare promozione turistica e culturale da soli, ma è fondamentale mettersi in rete e trovare quelle realtà, quei soggetti che hanno delle affinità comuni. Nel nostro caso con la collaborazione del comune di Pesaro, del comune di Gabicce Mare, dell'ente Parco San Bartolo, è nata la Riviera del San Bartolo, che è un nuovo distretto turistico. Stiamo lavorando adesso per il riconoscimento anche dal punto di vista della Regione Marche, una ricchezza questa che nessuno ci può portare via. Nella sfida, insomma, adesso, negli ultimi anni, insomma, e nel futuro della globalizzazione, questa identità è nostra e va tutelata e va rafforzata. E questo è quello che ci proponiamo di fare ancora in questi 5 anni, sempre in rete e collaborando con le realtà vicine.